Hello everybody, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con un video che mi piace tantissimo realizzare ma anche guardare. Dovete sapere che io ho questa passione per la skincare routine in generale. Se mi seguite da un po' lo sapete, io sono davvero fissata con la cura del viso perché proprio mi piace, è una cosa che mi rilassa. E quindi oggi ho deciso di realizzare una skincare routine che faccio quando ho del tempo libero e ho voglia di rilassarmi. Quindi ho raccolto tutte le cose che appunto faccio nei miei pomeriggi di relax. Di conseguenza spostiamoci subito in bagno per vedere che cosa faccio su questa faccia. Che cosa faccio su questa faccia? Che gioco di parole. Bene, eccoci nel mio bagno. La prima cosa da fare ovviamente è rimuovere i capelli dal viso. Quindi faccio una bella coda alta per appunto lasciare tutto libero e comincio subito con la mia routine. Non faccio niente di troppo complicato, anzi seguo tre semplicissimi step usando questi prodotti che mi sono stati inviati da Himalaya e sono a base di neem, quindi servono per purificare e pulire il viso in profondità. Cominciamo subito utilizzando una schiuma detergente che appunto serve per pulire il viso, rimuovere le imperfezioni e purificare la pelle. Una cosa che mi piace tanto di questa schiuma è che non lascia per niente la pelle secca e secondo me è una cosa molto importante quando si va a detergere il viso, perché ci sono alcune zone, soprattutto quando si è sotto stress, tipo me che sto facendo la maturità, o in generale durante il periodo un po' più freddo dell'anno, che tendono a seccarsi, e quindi è sicuramente un aspetto molto positivo. Detto questo, massaggio molto bene il viso appunto per pulire in profondità e poi ovviamente risciacquo. In alternativa, quando non mi va di utilizzare la schiuma, utilizzo un gel che ha le stesse proprietà e la stessa funzione, quindi di base non cambia nulla, semplicemente cambia la composizione, che è un gel e non una schiuma. Dopo aver appunto pulito il viso, passo allo scrub, che è uno dei miei step preferiti in assoluto, perché lo scrub, se non lo sapete, serve proprio a rimuovere la pelle morta che c'è sul viso e quindi aiuta a rinnovare la pelle e di conseguenza lascerà il viso bello liscio, purificato e morbido. Quindi vado bene a massaggiare su tutto il viso, ma soprattutto nelle zone in cui ho bisogno di rimuovere le impurità, quindi mento, bene il naso in cui ci sono i punti neri e sono una cosa che io odio e quindi lo scrub mi aiuta soprattutto a controllarli, e anche la zona T, perché un'altra proprietà dello scrub è appunto rimuovere anche un po' di oleosità che c'è sul viso. Quindi vado a massaggiare molto bene per qualche minuto, dopodiché risciacquo e faccio attenzione a sciacquare bene perché lo step 3 è appunto la maschera e quindi bisogna fare attenzione a non avere granellini da nessuna parte. Per applicare la maschera invece utilizzo un pennello con cui mi trovo molto bene perché riesco a essere più precisa nell'applicazione, soprattutto nella zona del naso, perché la vado a mettere proprio bene e anche perché mi piace stenderla in maniera precisa e ordinata, mi sento semplicemente più carina. Continuo ad applicarla e mi ci trovo molto bene perché sono tutti prodotti senza parabeni a base di olio di neem, quindi anche questa maschera ha un'azione purificante e va a pulire in profondità il mio viso appunto per minimizzare tutte le imperfezioni che possono esserci e soprattutto anche prevenirle. Lascio questa maschera su per circa 15 minuti e in questi 15 minuti faccio diverse cose. Per esempio, mi piace di solito prepararmi un tè e guardare Netflix. In questo momento sto guardando White Collar, molto bella, guardatela. E di conseguenza mi stendo sul letto mentre aspetto che si asciughi, bevo un po' il mio tè, guardo la mia serie. In alternativa mi piace anche tipo sistemare i miei libri nella mia enorme libreria che c'è in camera. Ho un piccolo quadratino che è riservato a me perché tutto il resto sono libri di mia mamma, però quel quadratino è il mio angolo prezioso e adoro sistemarlo e magari riguardare dei titoli che ho intenzione di rileggere a breve. Mentre faccio queste cose, 15 minuti sono passati, quindi torno in bagno, sciacquo bene 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 la maschera e faccio attenzione a non avere alcun residuo perché è molto importante rimuoverla tutta, e successivamente per lenire la pelle applico semplicemente un po' di crema idratante. Dopo aver fatto tutte queste cose bellissime sul mio viso, mi piace truccarmi e visto che ho già dedicato del tempo per me, ne approfitto e magari sto un po' su Instagram, guardo un po' Musical.ly, guardo un po' Twitter, tutti questi miei social li trovate qua o nell'info box, se no altrimenti mi piace anche sfogliare dei libri. Tra l'altro di recente sono stata a Parigi e sono andata in questa libreria che si chiama Shakespeare and Company e vende libri in inglese, e lì ho comprato un libro di Camus e i Love Poems di Pablo Neruda, che ho deciso di comprare perché mi è venuto in mente Ted Mosby che adora Pablo Neruda e di conseguenza quando ho visto quel libro ho detto mio! Bene, questo è tutto quello che faccio quando decido di dedicare del tempo a me stessa, qualche ora in un pomeriggio un po' più tranquillo.
Fatemi sapere invece che cosa fate voi, sono molto curiosa. Magari facciamo le stesse cose e non lo sappiamo, siamo tipo telepatici e magari lo facciamo pure nello stesso momento. Incredibile, sarebbe fantastico. In ogni caso commentatemi qua sotto con quello che fate, appunto. Io ringrazio Himalaya per avermi inviato i loro prodotti e aver collaborato con me per questo video. Colgo l'occasione per mettervi a conoscenza di un concorso che stanno facendo, dove si può vincere i loro prodotti a base di NIM e anche un iPhone X. Dovreste semplicemente realizzare un video in cui mostrate la vostra beauty daily routine e caricarlo sul loro sito. Io vi lascio tutte le informazioni nel link nell'info box, quindi se cliccate lì potete scoprire tutto, come partecipare e così via. Che cosa dire, il video è finito, io vi mando un bacione enorme, noi ci vediamo mercoledì prossimo, perché ogni mercoledì esce un video su Eileus, quindi iscrivetevi per non perdervelo e che dire, lots of love, ciao!